com'è la situazione qua alle Poste? Tragica. Perché? Guardate, oggi è il primo del mese. Vabbè, che significa? Il primo del mese c'è sta forza. Cos'è che non funziona? L'organizzazione che... Lascia a desiderare? Lascia a desiderare, sì. Sono da 3 ore che sto in piedi, mi fanno male le gambe. Siamo rovinati. Perché? In tutto e per tutto. I problemi qui quali sono? Ore intero, fuori e dentro, bancomat, ore intero, non funziona questo, non funziona quello, non funziona niente a questo mondo, a questo torre del greco. I cittadini cosa propongono, cosa chiedono? Si lamentano solo, ma non facciamo mai niente, ci facciamo cadere il mondo addosso. E questa è la caratteristica del torrese, è proprio questa. Bravo, questo è tutto. Stiamo rovinati. Penso che è caotica. Perché? Tutti questi redditi che stanno là, che invece è fatica. No. I primi giorni è normale che ci sta un po' di fila, poi si scema la fila e rimangono soltanto le persone che ogni tanto vengono a prendere soldi. E i cittadini cosa chiedono? Ma chiedono che un poco di tolleranza, in che senso? Si venga in detto, ti riesci a sportello, no? Allora aprite tutti i 10, giusto no? Le apri tutte e 10, magari ci mettiamo troppo la gente, ma se vuoi in loco è stato 3 in 1. E la gente purtroppo per fare una cosa ci mette un sacco di tempo. Il primo giorno di pensione, il bancomat laggiù non funziona. Per Leopardi non funziona, non funziona mai niente al turno dei greci. Quanto tempo in fila? Minimo mezz'ora. E se ne parla ancora un'altra mezz'ora. Ma è sempre così? Sempre, tutti i giorni. Non è che oggi è il primo per le pensioni, è sempre così. Secondo lei i motivi quali sono? Non ve lo so spiegare. Chi dice che non c'è personale, con 10 sportelli ne funzionano 3. Quindi la popolazione è enorme. O si apre un altro ufficio postale o si deve fare qualcosa, assumere personale. Questi non sono problemi che li posso risolvere io, ci devono pensare loro. Non funziona niente, è tutto uno schifo. È tutti i giorni che si deve fare la fila. Non possiamo entrare dentro, quando piove non possiamo entrare, dobbiamo stare fuori. Solo tasse paghiamo noi, solo tasse e niente più. C'è un miracolo che funziona lo sportello, il più delle volte il primo giorno di pensione ha detto un signore che giù Cesare Battista non è funzionato, com'è mai possibile? Quindi sono venuti tutti qua? Stanno tutti qua, le parole non bastano, se sono parole volano sempre. È una fila interminabile. Tutti i giorni è così? È i primi del mese. Quando c'è il ritiro delle pensioni. Esatto. Poche macchinette per ritirare soldi, ci vorrebbe qualcosa in più. I cittadini cosa chiedono? Chiedono un po' il servizio migliore, questo. Invece a San Giorgio va bene. San Giorgio sì, va benissimo, signore. Perché stanno 10 sputtini e stanno 20 all'ora rete. E a Torre del Greco? Adoro Greco che sia risultato. A Via Crucis, da Mazzellani mi bacio. C'è sempre tutta questa fila? Molto, oggi in particolare perché è giorno di pagamento di pensioni, quindi... Secondo lei poi i motivi di un funzionamento a rilento quali sono? Perché poi ognuno penso che abbia più operazioni da fare. E guarda, oggi non è tanta, a volte i figuri fanno il giro di tutto lo stabile, si mettono in fila fino ad arrivare dall'altro lato. Quali sono i principali disservizi per i cittadini di Torre del Greco? Ma presumo il dover aspettare tanto tempo per un'operazione che richiederebbe pochi istanti, per cui è meglio farlo online oppure cambiare, come dire, servizio. E gli anziani? Poveracci davvero, ci dobbiamo pensare a una società che sia davvero civile. Torre del Greco lo è? Torre del Greco avrebbe tutte le potenzialità per divenirlo, ma purtroppo ci sono poche volontà affinché lo divenga davvero. È una questione culturale. È anche una questione culturale.